vuoi sdraiare dall'altra parte così lo guardi sdraiata? E ti stai di qua, patatina. Mi sei sdraiata, non è che ti faccio l'orsetto caldo. Lo faccio? Yeah, I said I'm a genius. I'm a genius. Said I'm a genius. Said I'm a thinker, observer. Buonasera a tutti, ai ragazzi, alle famiglie, al personale scolastico, agli amici che ci stanno guardando da casa. Benvenuti alla serata natalizia dell'IC3, intitolata quest'anno Santa Claus is coming to town. Pensate in inglese. Con cui speriamo di regalare una bella serata di musica a tutti. Grazie al preside Barca, a tutti i docenti di musica, alla prof Culmone che ha organizzato la gallery, a tutti i collaboratori scolastici. Stasera siamo qui in Spazio Leo, che è uno degli spazi più all'avanguardia della nostra scuola, quindi speriamo sia anche un'occasione per tutti di conoscerlo meglio, di conoscere le attività che vi si fanno. Io direi di partire subito in quarta, allora. E partiamo con i ragazzi delle classi seconde che sono qui con noi oggi in presenza e che ci suoneranno Stille Nacht, notte silenziosa, di Franz Gruber. Buon ascolto! Thank you.
Grazie ragazzi. C'è un applauso virtuale perché purtroppo stasera non abbiamo il pubblico in sala, ma c'è anche nella pratica. Sì, stasera non abbiamo il pubblico in sala, infatti anch'io sono un po' spaesato perché non so chi guardare, c'è la regia qua davanti, ci sono queste due telecamere che mi incutono un po' di soggezione. Quindi, dato che non c'è il pubblico in sala, proviamo a immaginare, insomma immagino che qualcuno ci stia seguendo anche da casa, oltre qui fuori. Io mi sono tolto la mascherina, ricordo a tutti quelli che sono fuori che la devono indossare e ai ragazzi di tirarsela su sul naso. Proviamo quindi a immaginare chi ci sta guardando da casa. Allora, io me lo immagino che abbiano appena acceso le luci della cucina e che magari stiano iniziando a preparare qualcosa da mangiare. È un po' un cliché, però... È vero, immagino così. E poi mi immagino i ragazzi che sono ancora sui libri, si fa per dire, magari qualcuno è allenamento, qualcuno sta giocando, insomma in questo momento sto immaginando delle cucine perché anche loro sono in cucina e a tutti questi che ci stanno guardando dalla loro cucina, qualunque cosa stiano facendo in questa cucina, gli dico rilassatevi per stasera e godetevi la musica. Ah, e i ragazzi naturalmente siete autorizzati a chiudere tutti i libri per oggi. Quello che andiamo ad ascoltare oggi è un vero idolo, adesso in questo momento è un vero idolo dei ragazzi, è stato con noi anche al concerto di Santa Cecilia, credo abbia dovuto firmare un po' di autografi e anche prestarsi a qualche selfie perché è molto amato, è un docente di musica e anche uno youtuber. Non può essere con noi stasera, però ci ha registrato due brani e li ha dedicati all'IC3 e quindi presentiamo Fabio Vetro alla cornamusa con Adeste Fideles, due classici di Natale e Jingle Bell. Thank you.
C'è anche, c'è l'altra, eh? Sì, sì, c'è Jingle Bells. C'è Jingle Bells. Ah, ok. Eccoci. E ora, dopo l'Este Fideles, Fabio Vetro ci suona, ci ha dedicato anche Jingle Bells. C'è stato un... Jingle Bell! Grazie Fabio. Il prossimo brano che ci suoneranno i nostri musici delle C3 apparentemente non c'entra nulla con le canzoni di Natale. Non sono molto d'accordo, no. Perché è un brano tratto da un film molto famoso che sicuramente non parla di Natale, non è un film di Natale, anzi è un film che parla di storia, quella con la S maiuscola. Film che tutti conosciamo, La vita è bella. E allora io, essendo anche una vergine, mi dava un po' da fare il fatto che non fosse un brano di Natale in una serata di Natale. Però ci stava bene, in verità, non stonava. E quindi mi sono chiesto perché. Secondo me perché alla fine La vita è bella, sì, è un film che parla di storia con la S maiuscola, ma parla anche di storie, delle favole che ci raccontiamo e del loro potere. Quindi di Nicola Piovani suonano al pianoforte Luciano Diegoli, al mandolino Cecilia Vaccari e al clarinetto, però non vorrei sbagliare, quindi al clarinetto Antonella Chiucchiolo. Thank you.
Grazie. Allora, adesso abbiamo un ospite, direi. È la rappresentante, ecco, il rappresentante dei comitati dei genitori delle scuole Mattarella per l'estrazione della lotteria. Infanzia. Buonasera. Che mi avevano, ok. Eccoci. Cambio di programma. Eccoci qui. Questo lo dovevo... Allora, sì, ricordiamo quali erano i premi? Esatto. Ok, sì. Allora li ricordiamo insieme. Primo premio, un albo colorato, due matite, tazza e borraccia dell'ICI 3. Secondo premio, due matite, la tazza e la borraccia ICI 3. Terzo premio, due matite, borraccia ICI 3, si va sempre a calare. Quarto premio, due matite, tazza ICI 3. E quinto premio, due matite, tazza ICI 3, che sono pari merito. Ok, allora direi di procedere con l'estrazione. Ok. Oh. Primo numero. Iniziamo dall'ultimo premio? O iniziamo dal quinto premio. Quinto premio. Eccolo qui. Quinto premio. Ryan L. dell'infanzia, biglietto 52. Un applauso per Ryan L. Quarto premio. Vai ragazzi, oh! Non so se i nomi sono scritti su tutti. Eccolo qui. Numero 12, blu, infanzia blu, Alexander P. Terzo premio, due matite e la borraccia. Oh! Numero 18, Anton B. Andiamo con il secondo premio, due matite, la tazza, la borraccia. Ed è il numero 78, Omar. Qui non c'è l'iniziale del cognome, ma mi ha detto Omar C. Per il primo premio, un albo colorato, due matite, la tazza e pure la borraccia, abbiamo il numero 62, Maria G. Grazie a voi. Grazie. Allora aspettiamo. Comunque, per i prossimi brani ci faranno compagnia. Grazie. Ci faranno compagnia i bimbi della scuola dell'infanzia, delle primarie, quindi Rodari e King dell'IC3. Ci suoneranno tre brani. Joy the World di Handel Mason, suonata dai bimbi delle elementari Rodari con il set degli strumenti Orff, che sono quei bellissimi strumenti da trovare sotto l'albero di Natale proprio. Magia di Natale, eseguita dai bambini dell'infanzia, e poi Jingle Bell Rock di Bobby Helms, suonata sempre con lo strumentario Orff e le percussioni dai bimbi delle King. Grazie bimbi, vi saluto. Gatto, gatto, gatto. Questo lo capiscono solo i bimbi. Buon ascolto. Thank you.
Eccoci di nuovo qui. Ripresentiamo, sono gli equivoci della diretta. Magia di Natale, che la suonano i bimbi dell'infanzia, e ora la possiamo ascoltare. Gira, gira, panda, gira, gira, panda,
carichissimi, bellissimo. Adesso andiamo ad ascoltare quindi i bimbi delle scuole elementari King che ci hanno suonato Jingle Bell Rock di Bobby Helms. Buon ascolto. Prendetevi l'applauso, bimbi. Mi dicono della regia che l'ordine dittatoriale con cui erano sistemati l'hanno voluto i cameraman, non le maestre. Ora andiamo a vedere un breve video di presentazione del Natale alle Mattarella con tutti gli addobbi e quello che abbiamo fatto qui nella nostra scuola.
Grazie. Dobbiamo ringraziare la prof Culmone per questi, questi addobbi anche. E, forse vi sarete accorti quando la telecamera si è spostata verso il pianoforte, se si è mai spostata verso il pianoforte, che in questa zona di spazio Leo abbiamo, abbiamo dei disegni appesi alle pareti. Sono i disegni che i bimbi dell'infanzia di King e Rodari hanno disegnato per questa serata, per questo concerto di Natale. E noi li abbiamo appesi, è proprio una mostra, è proprio un, una specie di museo. E quindi andiamo, facciamo una visita con la nostra guida Ileana. Eccoci. Allora, Ileana, se ci puoi spiegare che cos'è questa cosa che vediamo, questa gallery. Allora, quella che vedete è una galleria virtuale. Ci sono delle cornici che sono sempre fisse al muro, quello che cambia è quello che viene proiettato all'interno. Quindi all'interno di queste cornici si possono mettere, come in questo caso, delle immagini che sono state realizzate dagli alunni, si possono mettere però anche immagini di quadri famosi. E, questo strumento della gallery è un nuovo strumento della scuola Mattarella, quindi stiamo imparando ad usarlo, l'abbiamo utilizzato già per alcuni progetti. E permette alla scuola e agli studenti di poter lavorare da diversi punti di vista, per cui ci sono, c'è la possibilità di mettere insieme una mostra virtuale come se fossimo un museo, quindi magari vedere la sala di un museo, ok, all'interno della scuola, oppure si possono inserire le loro opere, oppure ancora si possono fare delle lezioni di cooperative learning, quindi i ragazzi che magari hanno lavorato un progetto che spiegano agli altri, come abbiamo fatto qualche settimana fa. E, insomma, è uno strumento delle mille potenzialità. Ecco, questa è una breve, breve spiegazione. Grazie, grazie Leana. Sì, me li hai inviati. Li ho visti anche a casa tutti questi disegni e ce n'erano due che mi hanno, diciamo, su cui mi sono soffermato, che mi hanno colpito. Una lì dietro purtroppo non si potrà inquadrare, ma ve lo descrivo. È un albero di Natale in stile Mondrian con delle strisce che vanno a formare, diciamo, i gradini dell'albero. È qui, però non so se è proprio dietro. No, ma questo comunque mi aveva solo fatto ridere perché le strisce sono fatte di pubblicità, quindi c'è, adesso senza fare noi pubblicità, c'è la striscia che va a formare il primo gradino con un marchio, sono poi tratti da quei giornaletti tipo Tutto Casa, quelle cose lì. Invece l'altro quadro che non riuscivo bene a interpretare, non so se... se gli riesce a inquadrare, è questo qui in angolo, un po' periferico. Non si riesce bene a interpretare perché è questa massa verde con una porticina sotto. È chiaramente un albero di Natale, forse la porticina sotto voleva essere il vaso, però dopo l'albero è invaso il vaso. E mi è venuto in mente che cosa potrebbe, che storia potrebbe venire fuori da questo albero. Perché i disegni dei bimbi sono dei grandi contenitori di storie, facendo lavorare un po' la fantasia e l'immaginazione. Allora mi sono immaginato che questo è un pino, come tutti gli alberi di Natale, o un abete, un pino, un abete del Neolitico, del Paleolitico anzi. Ed è cresciuto così tanto che ormai non si distingue più, non si capisce più che è un pino, è una montagna verde che è sfuggita alle ruspe perché non ha più nulla del pino. E qualcuno ci ha costruito, non si sa chi, non si sa cosa, qualcosa ci ha costruito un ascensore che porta su e porta su dove c'è una baita con una lucina, con un lumicino, come uno stoppino di una candela. E poi però sui lati ci sono delle... non so cosa siano, forse sono degli scalatori, tutti colorati, che stanno scalando la montagna, sono mongolfiere parcheggiate, sono città, sono delle città portoghesi coloratissime come le città portoghesi che crescono appese ai fianchi della montagna. E mi diverto a fare queste cose, quindi andrò avanti per un po'.
Eppure, però, ad esempio, l'idea dello stoppino, della candela lì su, mi ha fatto venire in mente che forse questa è proprio una candela. È una gigantesca, enorme, magnifica candela, verde, saprà il suo odore di pino, probabilmente. È una candela, però, si entra da quella porta, vi si accede, dentro ci sono queste sale meravigliose, delle cucine immense, dei saloni settecenteschi. E però rimane comunque una candela, rimane un castello, certo, ma è pur sempre una candela. E quindi pian piano, nel corso dei secoli, lentamente si consuma. E lo stanno a dimostrare le bolle colorate che ci sono sui lati, come quando la cera prende fuoco, che diventa come smalto. E poi... Da questa cosa ci si fanno, che domande possono venire fuori? Non lo so, dove abitano i proprietari del castello? I proprietari del castello sono normalmente dei re, dei principi, delle principesse. Dove abitano? Abitano lassù, sulla torre più alta, vicino al fuoco, o abitano al piano terra? Oppure abitano nei sotterranei, per difendersi, per salvarsi, e mentre i servi si stanno godendo tutte le sale e le cucine piene di cibo? Ora mi fermo questo mio delirio, però penso che sia divertente, poi anche importante, soprattutto poi a Natale, che è un po' il momento anche per le storie, fantasticare così. Torno qui alla mia postazione e saluto gli ospiti che ci hanno raggiunto, che sono gli ospiti del Flauto Magico, un'associazione convenzionata con la nostra scuola. L'invito a venire, insomma, chi deve esibirsi sul palco. Stasera ci accompagneranno in alcuni brani tratti da Poirier, Beethoven, Morricone e molti altri, e si alterneranno sul palco. Al pianoforte Elena Mucci, Morgan Righi e Claudia Bisi, all'arpa Eleonora Venturelli e Giulia Bonettini, alla tromba Pietro Maffei e al flauto Giorgia Frigeri. Facciamo un applauso di incoraggiamento. Cioè, di incoraggiamento, non c'è niente da incoraggiare, un applauso di benvenuto.
Prego, prego.
Eccoci Pietro, ti aspettiamo sul palco. Vieni Pietro, perché so che tu hai anche una base, vero, sotto? Quindi saremo costretti a fare un po' di conversazione prima, ti va? Per metterti a tuo agio? No, scherzo. Mi ha guardato con due occhioni grossi grossi. Lasciamo Pietro Maffei alla tromba, che ci suoni, questo te lo lascio dire a te. La Pantera Rosa e Rocky. La Pantera Rosa e Rocky. Pietro Maffei. Baker. Armstrong. No. Armstrong, wow. Allora andiamo con Rocky.
Sì, io farei un doppio applauso perché ha dovuto anche intrattenere. Grazie Pietro. Lasciamo il posto al prossimo musicista del flauto magico.
E grazie. Un applauso, anche un po' più lungo, dai. Possiamo. Grazie. Grazie a tutti. Ora passiamo a tutte le altre estrazioni della nostra lotteria dell'IC3. Quindi facciamo entrare i rappresentanti dei comitati, ne approfittiamo per ringraziare tutti i comitati dei genitori. Quindi invito tutti i rappresentanti a venire sul palco. Ma certo, allora, Fedi, sei stato eletto. Vieni, Valletta. Abbiamo un estrattore, abbiamo qui uno estrattore. È già stato provato, è molto abile nell'estrarre. Mettiamo il cappello sugli occhi. Allora, questa è l'estrazione delle rodari, delle elementari rodari. Quindi, ricordiamo anche in questo caso i premi. Sì, sono qua. Grazie, ma... Allora, i premi per primari e rodari sono, partiamo dal decimo premio. Sì. Ok, una coppia di matite IC3. Nono premio, una coppia di matite IC3. Io direi di andare direttamente all'ottavo premio, però, per cui è sempre una coppia di matite IC3. Il settimo premio, una felpa più tazza IC3. E con questo passiamo direttamente al quarto premio, facciamo con un fendente, perché fino al quarto premio sono tutti felpa più tazza IC3. Terzo premio, buono Decathlon da 30 euro. Secondo premio, buono Decathlon da 50 euro. E primo premio, buono Decathlon da 80 euro. Quindi, fantasia. No. Okay. Sei pronto? Pronti? Ok. Pronti, diamo inizio all'estrazione. Con la mano, vai dentro, rimescoli un po' e poi lo prendi. Vai, Fedi. Vai. Oh, ragazzi! Oh! Poi leggi così con la mascherina sugli occhi. Dammi pure. Devi dire anche i timbri se ci sono. Numero 36, qui non c'è nome iniziale del cognome. No, 36. Numero con 36 con timbro blu. Okay. 36 con timbro blu, 36. No, per te lo fanno solo con 60, 70. Lo so. Catena di montaggio per i bigliettini, questo lo apriamo, abbiamo doppio timbro blu, non so se conti qualcosa, sì. Doppio timbro blu, 78. Sì. E andiamo. Perché ho preso blocchetti dall'1 al 100, ripetuti, li ho vai. Via! Oh! C'è qualcuno che vuole fare dietro un balletto, qualcosa? Olè! Numero 121 senza timbro, però l'1 è disegnato da, l'1 è a matita davanti al 21, non so. Ok, andiamo avanti. Questo era il settimo premio. Sesto premio. Quindi siamo ancora, per dare un'indicazione, nelle felpe più tazza IC3. Olè! Però aspetta, perché forse i ragazzi non hanno capito bene quando smettere di fare o quando fare le. Quando c'è la manina dentro. Le, quando la tira fuori. Dopo riproviamo, 109 senza timbro. 109 senza timbro. Sottofondo, è mio. In crescendo le. Lenta questa catena. 3 timbri, 66, 6, 6. Ma non mi esce i messaggi, non ce lo vuoi fare. Con 3 timbri. Qua eravamo già, perché stiamo andando molto veloci, Allora, qui eravamo già al quarto premio. No. 10, 9, 8, 7, 6, deve entrare sul quinto. Ah, quindi il quinto è questo.
Quindi siamo sempre nella felpa più tazza. Felpa più tazza. Grazie Feli. Tre timbri. Numero 15. Cosa chiedi Feli? Posso andare? Quarto. Vai, 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 vai. Chiamiamo un altro, chiamiamo un altro. Filippo, vieni. Filippo, questo lo estraggo io però. A me non lo fate. Tre timbri. 34. E siamo al premio numero? Terzo. Adesso c'è il podio. C'è il podio da estrarre. Quindi Filippo, fai attenzione. Scegli bene. Non essere corrivo. Non essere affrettato. Sei sicuro? Leggi tu. 78, un timbro. Questo era il terzo premio, quindi buono Decathlon da 30 euro. Andiamo avanti con il secondo premio. Secondo premio. Bravi. 4 timbri, numero 90. E il numero 90 con 4 timbri si aggiudica il buono Decathlon da, te lo ricordi? 50, bravi. Questo è... E andiamo sulla cima del podio. Primo premio, buono Decathlon da 80 euro. Olè! E abbiamo un timbro 06. Quindi lo 06 con un timbro può andare da Decathlon con il suo buono da 80 euro. Grazie. Grazie a voi. Grazie ai rappresentanti e grazie a tutti i comitati. Direi che possa salire sul palco King. Eccoci. Ah, qui abbiamo un secchiello. Questo è... Abbiamo bisogno di un assistente sempre. Cappello, chi sei? Cappello, non ti riconosco. Vieni. Cappello, perché ora vi accorgerete che cosa è in testa. Eccoci, siamo pronti? Aspetta, ricordiamo sempre i premi perché sono diversi, allora vale la pena. Vai. Mi stai coprendo ora, non sono allora, così Vanesio, però quattro. Allora, per King partiamo sempre dal decimo premio, perché tanto fino al sesto premio, quindi decimo, nono, ottavo, settimo, sesto, un gadget TC3. Il quinto premio, un buono sconto del 10% dalla parrucchiera Lalù di Portile. Il quarto premio, una buona S lunga da 25 euro. Euro, bravo. Perché uno gli poteva essere 25 maccheroni, no. Terzo premio, buono Conad da 30 euro. Secondo premio, buono Amazon da 50 euro. Questi sono tutti diversi, bisogna... Primo premio, buono Decathlon da 70 euro. Quindi diamo inizio all'estrazione. Già pescato. Attenzione, 559. 559, vieni pure qua che li annunci tu. Ok, 559. Grazie. Vai, mescola, mescola. E andiamo con il nono, sempre gadget IC3. Cavolo, che numeri difficili. Andiamo con l'ottavo premio, sempre gadget IC3. 228. Qua c'è anche il nome e il numero di telefono, quindi no, non lo diciamo, non lo diciamo. No. Andiamo con il settimo premio. Vai. 465. 100 giorni più dei giorni dell'anno. Andiamo. Grazie. Siamo al, ricordiamolo, siamo al, al sesto premio. Quindi abbiamo sempre il gadget TC3. Ok, vai. 587. Fai lo spelling. 5 8 8 7. Bravissimo.
E ora passiamo al quinto premio, quindi al buono sconto del 10% dalla parrucchiera Lalu. Estraiamo però, dalla parrucchiera Lalu di Portile con il numero 086. Raffaella, il nome lo possiamo dire, perché sì, qua passiamo ai regali importanti. Cioè, anche il forse ho detto una, anche il gadget in C3 è un regalo importante. Però, essendo più in alto, il quinto premio. Quarto premio, buono S lunga da 25 euro. 418. 418. Il terzo premio, buono Conad da 30 euro. L'ha vinto 673. 6 7 e 3. Perfetto. Quindi il buono Amazon, secondo premio. Attenzione. Da 50 euro l'ha vinto il numero 581. 81 e ha vinto il buono Amazon da 50 euro. Primo premio. Rifacciamo, rimetti dentro, dai. Olè! Ora va bene. Anche carta. E infatti è carta più pregiata questa, si vede. Il buono Decathlon da 70 euro l'ha vinto un numero piccolo piccolo che è il numero 28. No, anche di carta. Grazie a King e il comitato di King. E ora passiamo al rappresentante del comitato Mattarella, che è qua. Ah, passiamo dal secchio alla damigiana. Ah, grazie, l'abbiamo in grande. Allora, ricordiamo sempre i premi mentre il nostra valletta si avvicina al palco. Il settimo premio, una tazza dell'IC3. Il sesto premio, una tazza dell'IC3. Il quinto premio, una felpa dell'IC3. Quarto premio, felpa più matitone IC3. Guarda che te li devi ricordare, eh? Allora, terzo premio, buono Decathlon da 30 euro. Secondo premio, buono Decathlon da 50 euro. E primo premio, buono Decathlon da 80 euro. Estraiamo. Oh! '966, timbro blu. Dobbiamo scrivere no. No. Allora passiamo direttamente, questo lo dai a me, e passiamo direttamente al sesto premio. Olè! Sesto premio, se lo aggiudica il 138, timbro blu. Grazie. Quinto premio, felpa dell'IC3, lo prende il numero 707, mi dicono che il timbro blu non conta, quindi... Bravissimo! Ok, il 707, il quarto premio, felpa più matitone. Il quarto premio lo prende un numero 615, grazie, 615. Ora andiamo sul podio, quindi lo devi fare un po' più solennemente. Un po' più solennemente. Ok, terzo premio, il buono Decathlon da 30 euro, il numero 170. Mettiamo qua, tutti stropicciati. Secondo premio, buono Decathlon da 50 euro, se lo prende il numero 729, 729. Ultima estrazione della lotteria dell'IC3, mi raccomando, in aria! Buono Decathlon da 80 euro per il numero 225. 225, 225, grazie mille. Grazie ancora ai comitati e grazie alle nostre vallette. Questi li tengo in mano. Allora, ora direi di presentare il filmato che i ragazzi delle terze ci hanno dedicato,
suonano una canzone che forse non tutti sanno, è in verità una ballata blues, John Lennon l'ha solo rifatta, lo so perché a me piace più John Baez di John Lennon, quindi John Baez cantava questa ballata. Infatti non so neanche il titolo della canzone di John Lennon, che però è Happy Christmas. La suonano le terze Mattarella, naturalmente con il Glockenspiel e con l'eccezionale intervento di alcune chitarre. Eccoci. No. Adesso il nostro prof Raffaele ci canterà due canzoni tratte da un album di Fabrizio De André. Qual è questo album? La Buona Novella. La Buona Novella. 1970, è un concept album. Il primo forse in Italia. Anche le due canzoni che andiamo a sentire parlano... Certo, allora, il titolo... Il ritorno di Giuseppe. Il titolo è molto chiaro, quindi capiamo subito di cosa si tratta. Però in fondo anche queste due canzoni parlano di storie, no? Una grande storia. Sì, una grande storia. Una grande storia che poi, sì, sono storie, diciamo, che hanno in qualche modo plasmato il nostro mondo. Certo. Però sono storie, sono anche queste, è una grande favola, una grande storia natalizia. Quindi lascio la voce a Raffaele Andreozzi, il mandolino di Cecilia Vaccari e il pianoforte del prof Diegoli. Nell'insegnarti la notte, un asino dai passi uguali, compagno del tuo ritorno, scandisce la distanza lungo il morire del giorno. Nai na 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 nai na, nai nai na 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 na. Una distesa di segato.
minuscoli frammenti della fatica della natura. Gli uomini della sabbia hanno profili d'assassini, rinchiusi nei silenzi d'una prigione senza confini. Thank you.
Grazie. Grazie Raffaele. Grazie Cecilia e Lucio. Allora, adesso ci stiamo avviando alla fine, verso la fine di questa serata. Quindi vale la pena di ripartire dal principio. Cioè, all'inizio questa nostra serata è stata annunciata da una musichetta, che è partita, su cui poi io ho iniziato a parlare. Ed è una musichetta che un nostro studente ha composto durante il club-in di Web Radio, tenuto da Benedetta, che quindi... che quindi invito a venire sul palco. Il pezzo l'ha composto il nostro Mustafa, che è qui con noi. Allora, io lascerei la parola a Benedetta, che è un'occasione, penso, per capire meglio che cos'è questa web radio, e poi se Mustafa vuole dirci quale ispirazione l'ha portato a creare in 10 minuti questo pezzo. Noi lo ascoltiamo. Allora, la web radio è la voce della scuola, quindi noi intervistiamo gli esperti che vengono a trovarci, ma non solo, trattiamo diversi argomenti, da arte contemporanea. Adesso stiamo parlando della Costituzione italiana e delle madri costituenti. E durante la web radio facciamo anche musica, vero Mustafa? Quindi abbiamo utilizzato una piattaforma che si chiama Soundtrap for Education, e grazie ai loop di questa piattaforma Mustafa ha creato questo brano che ha intitolato I'm a Genius. Quindi è molto bello, adesso lo sentirete. Speriamo di farvi ballare fuori, così vi riscaldate anche un po'. E se vuoi raccontare com'è nato e cosa ti ha ispirato, vieni, raccontalo. Che l'ha iniziato la lezione scorsa, l'ha finito proprio oggi pomeriggio. E io praticamente era il mercoledì della scorsa settimana, e praticamente mi stavo annoiando, avevo chiesto alla prof se potevo andare dai computer, che stavamo facendo un podcast, e praticamente la prof mi ha chiesto se potevo fare il tecnico, e io avevo accettato, e praticamente ho fatto questo jingle, che è praticamente una sigla che divide il podcast in due parti. E praticamente io sono riuscita a fare da un jingle di 36 secondi a farlo arrivare a 1 minuto e 10. Bravissimo, bravo, bravissimo. Adesso ve lo facciamo sentire. Sì, lo rimettiamo su e ne approfittiamo anche per spiegarvi come fare a raggiungere la piattaforma della web radio. La trovate su Spotify e potete trovarla anche sul sito web. Basta digitare Radio Matte e sarà il primo dei risultati. Grazie. Grazie Mustafa, grazie Benedetta. Allora, è venuto il momento di invitare sul palco uno dei nostri amici. Sul palco, qui al pianoforte, uno dei nostri amici, Daniele Leone. Vieni Daniele. Ciao Giacomo, fatti salutare. Io torno sempre super volentieri, mi ero già annotato da un mese di venire a ascoltare tutti i ragazzi che avrebbero suonato oggi. Però poi ho detto, se vengo solo ad ascoltare, dopo non me la dà una fetta di panettone, allora facciamo anche un pezzo, così dopo me la sono meritata. Giusto? Sì, ora te la diamo. Let it snow, Daniele Leone. Un applauso. Thank you.
Grazie Daniele. Adesso il prof Diegoli e la prof Vaccari ci e anche la prof Chiucchiolo ci suoneranno, se ne stava in disparte, ci suoneranno il valzer brillante di Verdi nell'arrangiamento di Nino Rota per il film Il Gatto Pardo. Buon ascolto. Grazie ai nostri musici. Sì, ora ci sono i ragazzi, infatti vi lascio il tempo di prepararvi per orchestrarli per bene. Per introdurre quest'ultimo brano che chiude la nostra serata, avevo pensato, sì, per chiudere insomma in un qualche modo, avevo pensato, avevo cercato una filastrocca di Rodari, poi ho pensato a una ballata di un poeta italiano che mi piace molto, che si chiama Edoardo Sanguinetti, poi però trovavo tutte queste cose costruite e quindi messe da parte. Poi non volevo ripetermi, quindi ho riascoltato il brano della canzone di Armstrong che andiamo ad ascoltare ora. E dato che siamo una scuola, e dato quello che facciamo tutti i giorni, per chiudere direi di, se poi c'è il prof Diegoli che mi sorregge con sottofondo, direi di insomma, leggervi una strofa dalla nostra, dalla canzone. La strofa fa... la faccio prima in inglese, così per far inorridire le prof. I hear babies cry... anzi, facciamola, suoniamola. I watch them grow, they learn much more than I'll ever know, and I think to myself,
What a wonderful world. Ecco, e in italiano ora la traduciamo. La traduciamo. Sento i bimbi piangere e li vedo crescere. Impareranno molto di più di quanto io abbia mai saputo. E penso, tra me e me, che bello questo mondo. Quindi i nostri ragazzi ci suonano What a Wonderful World di Louis Armstrong, sciogli lingua, accompagnati dal prof Diegoli e dal flauto. Ragazzi, venite qui, qui davanti. Non so se sono inquadrato o no. Sì, sono. Allora dai, venite tutti qua, dai, facciamo un grande augurio tutti insieme. Occhio a non pestare Glockenspiel. Glockenspiel. E io direi di mettere come sottofondo quella che è la sigla della nostra web radio. One, two, three. No. Buon Natale, tanti auguri, buon Natale. Salutiamo ragazzi. You're gonna be alright.
be alright. You're gonna be alright. I got my family. You're gonna be alright. You're gonna be alright. You're gonna be alright. I ain't stressing. You're gonna be alright. I got my family. You're gonna be alright. You're gonna be alright. I got my world in my hands. You're gonna be alright. I ain't stressing. You're gonna be alright. You're gonna be alright. Family and friends. You're gonna be alright. I got the world. You're gonna be alright. You're gonna be alright. You're gonna be alright. Family and friends. You're gonna be alright. You're gonna be alright. You're gonna be alright. You're gonna be alright. I got my family. You're gonna be alright. You're gonna be alright. You're gonna be alright. You're gonna be alright. I got my family. You're gonna be alright. You're gonna be alright. I got the world. You're gonna be alright. You're gonna be alright. You're gonna be alright. You're gonna be alright. I got the world. You're gonna be alright. You're gonna be alright. I said I'm a genius. I said I'm a genius. I said I'm a genius, I said I'm a genius.